dai rappresentanti del popolo italiano. E a me dispiace, perché ci sono partite sulle quali, indipendentemente dal fatto che noi non siamo d'accordo sostanzialmente su niente, si dovrebbe lavorare insieme. E quindi io ho considerato anche abbastanza grave che proprio in queste ore, proprio di fronte a scelte che, voglio dire, non solamente io considero francamente un po' bizzarre anche nella metodologia, penso che in cuor vostro lo capiate, lo condividiate in fondo anche voi, ma penso che sia francamente abbastanza grave che rappresentanti del popolo italiano in queste ore, in questi giorni, dicano ai propri omologhi europei: non bisogna trattare con la Meloni, perché la Meloni, fino a prova contraria, è il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, scelto dal popolo italiano, e chi dice che non bisogna parlare con la Meloni sta chiedendo di escludere la nazione che rappresenta. E anche questo è grave, consentitemelo. E lo dico da persona che all'opposizione non si è mai permessa di dire una cosa del genere, avendo fatto pure, come si sa bene, un'opposizione molto dura, perché ci sono delle cose che per me vengono prima del resto. L'interesse nazionale italiano per me viene prima degli interessi di partito, certo.